Ah, aia, che dolore, però non è possibile. Cosa, bleeding? Sto sanguinando. Ma seriamente? Oh mio Dio. Ragazzi, praticamente, colui che mi ha mandato qui, che più o meno sapete tutti che, essendo che sono un angelo, mi ha detto che devo ricostruire la terra perché noi uomini siamo stati cattivi, ok? Il problema è che allo stesso tempo mi ha detto, stai attento, perché se la ricostruisci, spunteranno gli uomini che sono stati cattivi sotto forma di mostro. E quindi dovrò pure combattere contro dei mostri, ma vi rendete conto? Io sono un angelo! Sono finito in paradiso per un motivo. E invece no, sono qui a rompere legna in un blocco solo. Devo ricostruire tutta la terra. Ma è un'impresa gigante. Io sono solo soletto. Oh mio Dio, beh, è spawnato un maiale. Beh, è già un segno. Piano piano vuol dire che si sta formando la terra. Meglio piano piano che veloce, vero? Ma, beh, non è molta compagnia stare con te, sai, non sei molto entusiasmante, sarò sincero. Però, beh, finché non c'è nessun altro, non è poi così brutto. Vero? Ma seriamente mi sono messo a parlare con un maiale, io sono un angelo, è qualcosa di utile. Te invece non dare una mano, mi raccomando. Beh, piano piano qua sta prendendo forma il mondo, dai, non mi posso lamentare. Allora, magari per aiutarmi potrei fare qualche attrezzo. Vediamo se mi ricordo come si fa, perché a stare in paradiso poi ti dimentichi le cose essenziali. Tipo, non so, un'accetta, per esempio. Oh, vedi, piano piano sto imparando di nuovo a essere un umano. Anche il cibo è buono, dopo tutto. Oh, e abbatti la legna, e scava la legna. No, non si può scavare la legna, si scava al massimo il terreno. Comunque, ok, ci siamo. Piano piano sta prendendo sempre più forma il nuovo pianeta, che dovrò... sarà un pianeta un po' piatto, a parer mio, però... Allora, la teoria della terra è piatta, avevano ragione! Oh mio Dio, la terra è piatta! Perché l'ho rifatta io, quindi perché è piatta? Perché un blocco... Oh mio Dio. Ok, Ghiaia, ciao Ghiaia, mai più arrivederci, a quanto pare. Oh, che è successo qua? Ho paura ad aprire, però ci sono cuoricini, quindi... ok, va bene, mi fa piacere, belli cuoricini, va bene. Upgrade in... Oh mio Dio, che sta succedendo? Cosa mi upgrada? Ho paura. Ho paura, è una bomba! È una bomba, vero? Signor maiale? Ah, grazie. Tieni, signor maiale, adesso potrai stare tranquillo anche te qua, potrai andare dove ti pare. Ok, il mio compito qui però non è ancora finito. Una cosa che mi serve assolutamente è riuscire a sbloccare i miei poteri da angelo per aiutarmi un pochettino in questo progetto. Perché altrimenti come faccio, vero signor Piggy? Come faccio? Come faccio? Già sono tutto da solo. Cioè, guardate qua, c'è l'immensità del niente. Io ho ricostruito l'intero pianeta. È un'impresa gigante. Io sono un semplice angioletto, capito? Un'anguria. Ma perché ci dovrebbe essere un'anguria qui? Ma poi perché devo ricostruire il pianeta in questa maniera così antiquata? Stiamo spaccando un blocco in continuazione. Non potevo ricrearlo direttamente lui. Cioè, perché ha dovuto mandare me? Letteralmente non credo abbia più niente da fare, essendo che la terra non c'era più, però... Ah! Perché mi capitano sempre in maiale? Ciao, Piggy 2. Beh, almeno voi due adesso state insieme. Almeno adesso te hai compagnia con un tuo simile. Sono ancora qui da solo. L'eternità da solo. Io ero un bellissimo angelo. Ho pure le ali. Sì, oink oink. Beato te che puoi fare oink oink. Te questi problemi non li hai, vero? No che non li hai. Uno e uno due. Ah, pure una mucca. Ma un essere umano quando è che mi capita? Ok, allora io direi di iniziare a ricostruire piano piano tutta la zona qua, intanto, che potrebbe essere comunque un inizio, dopo tutto. Stai zitta! Oh mio Dio, pure le mucche! Io non ho compagnia da nessuna parte, cioè, agli animali mi tocca. Ok, vabbè, dopo tutto, come lui fece, prima creo gli animali, no? Poi l'essere umano, quindi ok, magari ha senso la storia. Ma per l'acqua come faccio? Ma per ora la mettiamo così, tanto non cade, cioè si cade, ma veramente no. Facendo il riepilogo qui, quanta roba accumulato? Abbastanza, non stiamo andando... Oh, però un alberello ora che ci faccio caso. Mettiamolo qua. Ok, continuiamo. Oh, qui si sta spargendo anche l'erba. Un'altra cassa, un uovo e della birch. Interessante, magari con l'uovo potrebbe spawnare una gallina. Potrebbe, come anche non potrebbe, però facciamo un test. È spawnata una pecora intanto, vediamo, vai uovo. Conto su di te, fai il tuo lavoro. Un pollo. Vabbè, è stato un tentativo almeno. Ehi, finalmente dei polli. Ok, va bene, almeno dai, si sta ricostruendo per bene. Allora, credo di avere abbastanza energie, perché ho accumulato abbastanza potere stando qua. E, oh mio Dio, non so però neanche costruire, si vede proprio che sono arrugginito.
Comunque, stando qui a costruire, guardando un po' gli animali, un po' a contatto con la natura, mi si sono ripristinati anche un po' i poteri. Quindi, teoricamente, dovrei riuscire intanto a... Che ne so, com'era una delle mie tecniche? Mi pare che avevo delle armi celesti o roba del genere. Fatemi controllare. Allora, dovrei riuscire a plasmarle in qualche maniera, tipo... Ah, beh, qualcosa sì, ma... No! No! Non volevo! No, non c'entra niente, signora gallina, stia tranquilla, dopo ce ne sarà un altro, ne sono sicuro. Sì, ne sono assolutamente sicuro. Non è un problema. Questa non mi ricordo come si come la potevo utilizzare. Non mi ricordo, sarò sincero. Ah! Beh, no, non credo che facesse crescere gli alberi, però. Oddio, per sbaglio sto facendo fuori i poveri animali. Ok, ma è meglio che la smetto. Ah! Sono un imbranato, sono il peggior angelo di sempre. Non capisco perché mi ha mandato a me a fare questo lavoro. Perché ovviamente peggio di me non c'era nessuno. Però è un compito importante, non posso fallire, non lo posso deludere. Levate la reputazione del paradiso. Poi ci saranno i demoni che vorranno. Oddio, è vero, se fallisco cosa succede? I demoni cosa faranno? Sarà tutta colpa mia, dannazione. Ah, è un altro maiale. Vabbè, almeno voi siete sempre in compagnia dopo tutto. Perché no? Ricostruisci la terra, dicevano. Sarà divertente, dicevano. Vai via. Pure non ti ci mettere, pure te, che è il giorno più triste della mia vita. Oh, una cassa. Della pelle e ancora del... Ah, vabbè. Grazie, è meglio che niente, però... Preferivo qualcosa di tipo... Un amico. Non lo so, qualsiasi cosa. Basta che non siano questi materiali, ti prego, basta. Ok, allora, magari potrei riuscire a combinare qualcosa di serio. Dopotutto le mie bellissime ali, no? Le mie ali sono segno di... perché mi hanno dato le ali? Già, non avevo neanche superato una prova. Forse perché nessuno mi vuole bene, in realtà. Me l'hanno dato così, giusto per... Però posso usarle. Magari posso riuscire a scappare da qua dopo tutto. Perché no? Perché non ci ho pensato prima? Proviamo a scappare. Allora, è uno, due. Io non voglio fare questa cosa, ok? Però mi hanno costretto. Vediamo se mi ricordo come si usano. Aiuto? Ok, no. Aia! Ok, va bene. Non so come si usano, va bene. I miei poteri fanno schifo. Non è così che li avevo programmati. Vabbè, avevo detto che ti importavo degli amici, signor Pollo. Mi dispiace per l'ultima volta. Vedrò di stare più attento. Oh, stranamente si è... questo è il mio vecchio guanto. Vediamo se mi ricordo come si usava. Tipo... non funziona più bene. Ok, no, non funziona più il mio vecchio guanto. Ok, vabbè, almeno ce l'ho. Magari mi potrebbe servire più avanti. Speriamo in bene. Ok, no, non mi posso far perdere d'animo, ok? Sono pur sempre un angelo. Ho le mie ali, ho i miei... quasi poteri. Non è che ho proprio dei poteri al momento, però ce li ho, ok? Ve lo giuro, io li ho i poteri. Ve lo giuro, solo che non li avete visti. Però ce li ho, ve lo giuro. Com'è che si costruisce un pianeta? Qualcuno nei commenti me lo sa dire, per favore. Nei commenti ditemi come si costruisce un pianeta. Perché io non ho proprio la più pallida idea, non l'ho mai fatto. Così? No, è impazzita, direi proprio di no. No! Ah! Cosa hai fatto, mucca? Hai ucciso Piggy, è stato il primo qui, ma vergognati. Ehi, una cassa. No, niente che mi aiuti. Ok, va bene. Però sono riuscito a sbloccare un'altra cassa. Vediamo se riesco magari a ricordarmi come si fa un altro incantesimo. Non funziona molto bene, effettivamente. Non lo so, tipo, sacrifico un pollo. Non credo abbia funzionato. Non ha funzionato per... Ah, allora no, qualcosa c'è. Ho creato un pancake. Un face cake. Che fa? Niente, mi ha dato da mangiare. Ma che so creare i plunkini, i plunnoni, i muffin. So creare i muffin. Ok. Ok, ce la posso fare. Ce la posso fare. Potere degli animali. Potere della natura. Potere. Ricordiamo come si fa. Ti prego. Beh sì, alla fine sono riuscito a creare un portale, un qualcosa celestiale. Quindi sì, magari potrei... Non mi fa entrare. E poi ho ottenuto questo. Non mi ricordo che cosa faceva questa cosa. Tipo, dai, fammi andare da un'altra parte. Voglio tornare in paradiso. Non funziona. Sono condannato, vero? Uffa. L'ultimo tentativo, ok? L'ultimo tentativo che faccio questa volta. Dovrò riuscire ad andarmene. Altrimenti prendo il volo e... Non lo so. Comunque non voglio rimanere qui. Non è il lavoro per me. Ha sbagliato persona. Sono sicuro che abbia sbagliato persona. Perché non ho... Non mi ricordo bene neanche i miei poteri. Non mi ricordo. Sono smemorato. Perché ha scelto me? Ok, sono riuscito ad ottenere la mia spada dell'angelo.
Ok, no, no, non funziona più come un tempo. Ok, non funziona. La mia spada non funziona più. Addio spadonzola. Ok, va bene, sentite, è totalmente inutile, va bene, non ce la posso fare da solo. Sì, allora, ascoltatemi tutti, va bene, è stato un piacere lavorare con voi, cercare di ricostruire la terra, ma non sono capace, lo vedete che schifo che ho combinato, faccio schifo in queste cose, ok, non è colpa mia, mi dispiace. Quindi sentite, io me ne vado, grazie di tutto, mi faccio la torre più alta che abbiate mai visto, ok? Almeno finché quanto posso, perché non posso fare tantissimo. Ok. Ok, sono abbastanza in alto. No, ancora non ci arrivo qua, quindi posso provare solo in un metodo. Ovvero, mangiamo. Ok, ce la posso fare. Sopra le nuvole. No, ti prego. No, ti prego. Ce la posso fare. No, torna su. Ti supplico. No, non voglio andare giù. No, ti prego.